Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi video ricetta della pizza aggiornata, o meglio, un'altra versione di quelle che già trovate presenti sul mio canale. Ve le lascio qua sotto in descrizione. Per chi capita qua per la prima volta, iscrivetevi al canale se lo trovate interessante. Mi raccomando, lasciate un like a questo video e vi aspetto qua sotto nei commenti. Dovete sapere che io ho iniziato a fare la pizza in casa molto prima del boom della prima parte del 2020, perché ho iniziato un po' per disperazione, perché quella che troviamo qua a Prato nelle pizzerie non ci soddisfaceva quasi mai, e un po' per amore nei confronti del mio babbo, che ora non c'è più e non stava bene, e quindi ogni sabato mi impegnavo per fare la pizza sempre più buona, per portargliene un po' anche a lui. E quindi ho sperimentato, 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 sabato dopo sabato, sabato dopo sabato. Negli ultimi 6 mesi ho voluto provare un'idratazione più alta rispetto alle altre ricette, e quindi questa è la mia ricetta della pizza con idratazione al 75%. Voi potete abbassarla o alzarla l'idratazione. Più è idratata, di solito si fa un massimo di 80%, però poi diventa anche un po' più complicata da gestire. Io ho provato a seguire qualche tutorial, video ricetta di qualcuno qua sul web, ma ho sempre fallito miseramente, quindi ho voluto fare di testa mia. Quindi questa sarà una ricetta facile, alla portata di tutti. Sì, si faranno delle pieghe, ma si faranno in modo facile. E sì, è un po' più complicata rispetto alle versioni precedenti, però qua io non uso l'impastatrice, vi faccio vedere proprio come faccio a mano e vi dirò appunto le accortezze che utilizzo io. Ovviamente cercherò di ricordarmi di darvi tutte le varianti. Prima fra tutte, quella che mi viene in mente è che io, che sto iniziando a fare l'impasto, mi sto trovando nel sabato mattina, quindi le mie tempistiche sono queste nell'arco della giornata. Niente, nessuno vi vieta di anticiparvi al giorno precedente. Quindi, detto questo, iniziamo subito. Eccoci qua, questi sono tutti gli ingredienti che ci servono. Quindi una ciotola bella capiente. Oggi ho utilizzato una ciotola che potete avere tutti, perché spesso mi dite: Ale, dove prendi quei contenitori soliti, eccetera, eccetera. Quelli soliti col coperchio sono della Green Gate. Però vi faccio vedere anche che viene perfettamente anche con una semplice ciotola in vetro. Poi, avendo l'idratazione al 75% e io voglio fare 600 grammi di farina, perché con 600 grammi di farina mi escono 3 pizze. Grandi, diciamo dal diametro di 32 centimetri, ho quindi messo 450 ml di acqua. Va da sé che per 1 chilo di farina metterete 750 ml di acqua, perché appunto dovete mettere il 75% del complessivo. Ripeto, se la volete fare un po' più facilitata, diminuite del 5% e fatela al 70%. Che va benissimo. Addirittura io a volte, a seconda di come è la giornata, aggiungo o diminuisco la farina, lascio quella come acqua e poi valuto man mano. Olio, ovviamente il sale, servirà un cucchiaino di zucchero, e come lievito utilizzo il lievito di birra fresco. Questo nello specifico sono 6 grammi, ripeto, 6 grammi su 600 grammi di farina. E sto facendo la pizza appunto, che sono le 10 del mattino per stasera, che mangeremo intorno alle 7. Se lo volete utilizzare secco, dovete metterne un terzo, quindi 2 grammi. Ho messo acqua tiepida, inizio a versarci dentro il lievito di birra. Un cucchiaino di zucchero, mischio, e nel frattempo che il lievito si scioglie un pochino, io vi parlo della farina. Come farina io utilizzerò un mix di queste due farine Caputo. La farina pizzeria io l'ho già provata nelle scorse settimane e la reputo eccezionale. È veramente ottima, e una farina, soprattutto utilizzandola, si vede la differenza rispetto alle altre farine. Dato che ne ho 400 grammi, metterò e
dato che voglio provare anche la nuvola, io metterò 400 g di farina Pizzeria Caputo e 200 g di nuvola, che è la prima volta che la provo. Vi dico la verità, ho provato la scorsa settimana a fare, invece che 600 g solo di farina, in realtà ho utilizzato solo la pizzeria, ho messo anche su 600 g di farina 100 di semola rimacinata, perché comunque a me piace, però oggi ve la faccio vedere con della semplice farina. Se non avete questa farina potete utilizzare o solo farina zero, oppure fare metà farina Manitoba, quindi una farina zero di tipologia Manitoba forte, e metà 00, altrimenti se avete solo la 00, amen, fate solo 00, non importa, la pizza vi verrà uguale. Do una girata al composto, metto un po' di sale per 600 di farina, 10 g di sale. Adesso creo una conchetta, pesiamo anche l'olio. Adesso via la forchetta e impasto con le mani. Io ve lo dico, risulterà un impasto molto 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 appiccicoso. Potete farlo anche nella planetaria, però ve l'ho voluto far vedere con le mani perché per farvi capire che si può fare tranquillamente. Cioè, guardate qua l'impasto come è slegato, perché prima di tutto c'è tanta idratazione e poi si deve formare appunto la maglia glutinica. Io ci tengo a precisare che non sono assolutamente un'esperta del settore, sono un'amatoriale. Io do dei colpetti così all'impasto, vedete? Così. Adesso copro con pellicola. E lascio proprio in questa maniera, brutta brutta, a vedersi. Mentre cucinavo avevo i capelli legati, me li sono sciolti adesso perché mi sono inquadrata sul viso. Sarebbe meglio tra una mezz'oretta di avere la possibilità di farli delle pieghe. Comunque io non so se ce l'avrò tra mezz'ora o tra un'ora, comunque vi faccio vedere i passaggi successivi. Ricordate che la prima piega la faremo tra una mezz'oretta. E vi faccio vedere con cosa, per facilitarvi, senza di nuovo rimettere le mani nell'olio, nel coso, tira su, tira giù. Io ho trovato un modo tutto mio, super easy e valido. È passata più di una mezz'oretta, comunque va benissimo. Siate morbidi con le tempistiche, ecco, non c'è da essere super fiscali. Frattempo mi sono anche cambiata e per questo mi vedete diversa, ho tirato sui capelli, perché adesso vi faccio vedere come faccio le pieghe. Allora, questo è il nostro impasto, cerco di togliere bene la pellicola di modo da riutilizzarla. Adesso vi faccio vedere i tarocchi che utilizzo io. Allora, questo di solito per dividere i panetti, venivano insieme, sono dei latte scoma, casomai vi lascio il link qua sotto giù nell'info box e di dove li ho presi io. Costano una scemenza e sono, insomma, questa è una spatolina comodissima, qua c'è scritto Tescoma. Potete o non metterci niente oppure aggiungere un goccino di olio, tipo così, ora vi faccio vedere. E andate dal basso verso l'alto girando la ciotola. Questo darà forza all'impasto.
Io lo faccio un po' di volte. Vedete? Questa maniera proprio semplice. Fine. Rimetto coperto, gli rifarò un altro giro di pieghe tra qualche ora. Adesso sono le 11, diciamo intorno alle 1, 1 e mezza, 2, ecco. Sono le 1 circa e adesso vi faccio vedere a che punto siamo arrivati con l'impasto. È lievitato molto anche in base alla quantità di lievito che abbiamo messo e ora rifacciamo le pieghe come abbiamo fatto prima, molto velocemente. Vedete com'è diverso? Si sente proprio che è un'altra tipologia di consistenza. Questo impasto lo riprenderemo intorno alle 5. Vi do un orario indicativo perché comunque sto facendo una videoricetta per darvi orientativamente una tempistica. Poi sono blandi, io ci sta che lo farò, che ne so, alle 5 e mezzo, come a un quarto alle 5, ecco. Un'oretta, un'oretta e mezzo, due ore prima di poi stendere i panetti. Lo dividiamo in tre, ognuno lieviterà nel suo contenitore, in una ciotola, in un contenitore, insomma, dove volete voi. E poi, insomma, tra qualche ora vi farò vedere quando divido i panetti, come faccio le pieghe. Stavolta le faccio a mano, proprio, diciamo, le pieghe classiche. Il mio modo, ripeto. Rieccomi, sono quasi le 5, come vi avevo detto, e vi faccio vedere l'impasto. Eccolo qua. Adesso mi munisco di farina, tarocco per tagliare, ma va bene anche questo, e le ciotole di cui vi parlavo prima. Bilancia. Questo pesa 3,38, ora vediamo gli altri, 3,60, 3,60, quindi giusto una puntina simbolica di questo qua e basta. La bilancia non mi serve più, adesso vi faccio vedere. Allora, come faccio io? Questo già un po' l'avevo, come si dice, iniziato a piegare. E faccio delle pieghe in questa maniera. Io mi sporco le mani leggermente di farina e continuo a piegare così e così. Una leggera pirlatura in questa maniera, ciotola, e la mandiamo a nanna fino a che non arriva il momento di stenderle. Potete anche fare così, prendere i lembi e fare proprio in questa maniera. Un paio di giri così. Ci tengo a ripeterlo che
cioè questo è il mio modo. Vedete però come è diventato ora l'impasto? Ci sono ancora le bolle. Non trovando più la pellicola, decido di coprire semplicemente con un piatto, perché non voglio sprecarne altre inutilmente, va benissimo così. 18:42 in questo momento, l'impasto è così. Questa è una ricetta che potete utilizzare anche per il fornetto, noi abbiamo quello Ariete, casomai vi lascio il link nell'info box, va benissimo anche per il forno normale. A me piace sia nel forno tradizionale che nel fornetto. Vi faccio vedere come la stendo. Vedete com'è diventata bella elastica? Ora io ho acceso il forno, massima temperatura, massimo calore, e nel frattempo le stendo. Poi le farcisco e vanno in forno 9 minuti nel mio forno, nel ripiano più basso. Questo lo ridico, ma sono sempre le stesse cose dello scorso video. Comunque, se riposa anche 20 minuti, mezz'ora, 40, va benissimo, a seconda del tempo che avete. Se non avete tempo, non fa niente. Però se riposa una mezz'oretta, male non gli fa. Quando utilizzo però il fornetto, con questa dose escono circa 4 pizze. Thank you.
Ta-dan! Pizza cotta, pronta per essere mangiata, bellissima, sono sicura che ce la farete anche voi. È facile, dovete prenderci solo un po' la mano magari all'inizio. Amate il vostro impasto e verrà bellissimo. Io spero con tutto il cuore che questo video soprattutto vi possa essere utile per passare dei bellissimi momenti in famiglia o comunque con i vostri amici o con le persone a cui volete bene. Spero di essere stata esaustiva. In ogni caso lasciatemi un commento qua sotto, mi farebbe tanto piacere, sia con dubbi oppure semplicemente per farmi sapere che cosa ne pensate, se vi ispira. E mi raccomando, ultimo ma non per importanza, anzi ultime due cose, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciate un like di supporto. Io e le mie pizze vi salutiamo e vi lasciamo al prossimo video. Ciao!